bebè scatenato! Ta-da! Sorpresa! È arrivata la vostra fata preferita! Oh! Pinocchio, mi sono persa qualcosa? Oggi stiamo collaudando una culla speciale per i bambini irrequieti, fata. E Pinocchio si è offerto volontario. Non è vero, mi hai spinto tu nella culla. Vediamo se funziona. Aspetta, lancia l'osso! Ma cosa fa? Dovrebbe cullare i bambini, non agitarsi in questo modo. Beh, forse la culla vuole un vero bebè. Lo sapevo. Va bene, simpatica culletta. Ecco la tua magica volontaria. Per la barba di Barbadolce, guardate che amoruccio. Ora basta così, fata. Ritorna subito a... Oh! Accidenti! La culla sta scappando con il vento in poppa! Bidibù, bidibà! Le tue banane faccio sparire! E voilà! Sei catastroficamente penoso. Hai finito, vero? No, manca il pezzo forte! Il piccolo circo delle pulci! Sono la più brava! Si sbaglia, lei scherzava! Ehi, tu! Sono io la più brava! Ma che cosa dici? Meglio se me ne vado. Sì, andiamo! Casimir, sei proprio un inutile quadrumane e ti avverto! Se continui a combinare disastri, ti licenzio alla velocità della luce! Oh no! Guarda, la culla è vuota! Dov'è finita la fata? Vuoi che ti dia subito la cattiva notizia o preferisci prima un po' di suspense? Ormai sono a corto di idee e di personale. Casimir è fedele, ma non può essere certo definito un artista. Di questo passo sarò costretto a chiudere. Sta a guardare! Adesso estrarrò un coniglio bianco dal cilindro! Quello è un cappellino da baseball. No, questo sì che è un vero numero di magia. Ho sempre saputo che sotto quel manto peloso si nascondeva un grande talento. Oh, vieni, fatti abbracciare, amico. Aspetta! Allora è lei a essere magica e non tu, inutile scimmiaccia! Che ne diresti di metterci in affari io e te? Culla, puoi farci passare? Abbiamo una fata da riprendere! Che cosa può fare oggi questa dolce bambina col babbo mangiafuoco? Lei salta, gioca, è un vero spasso questo gioco! Ma adesso basta! Non voglio che la mia piccola Pucci si stanchi troppo! Ehi, aspettate! La bambina è nostra! Pucci, per caso conosci questa bambola saputella e il suo amico tronchetto parlante? Ascolta, mangiafuoco, quella bambina non è quello che sembra. Lei è una nostra amica e... Basta così! È sotto la mia custodia e io la riconsegnerò soltanto ai suoi genitori. Ti piace il tuo osso, lo vuoi? Prendilo! Bella mossa, Frida, e ora andiamoci a riprendere Baby Fatina! La stai viziando troppo! Adesso vieni con me in cucina a prepararle il biberon, forza! Shh, non dire niente a mamma scimmiottina! Ciao, ciao!
sarò rapido e silenzioso come un burattino ninja! Guarda, è bastato farla giocare con l'osso e ora siamo amiche! Io e il burattino imbranato dobbiamo tornare in missione. Tu coprici le spalle, d'accordo? Ma perché Pucci sta piangendo? Forse ha freddo, ha la febbre, è troppo stanca, le ha spuntato un dentino? Ha sicuramente fame! Renditi utile per una volta e falla mangiare, forza! Non ti piaceva? E questo invece? E allora questo? Le hai cambiato il pannolino, vero? Solo un momento. Babbo Mangiafuoco torna subito da te. La fata è qui dentro. Le piace il cibo a spazzatura. Che puzza. Cos'è questo odore? Babbo, hai preso il burotalco che serve per la nostra Pucci? Fata, per favore, adesso esci da quel pannolino e torna in te! La fatina ha respinto tutti i nostri arrembaggi! Eppure deve esserci un modo per farla tornare adulta! Mi è venuta un'idea! La addormenteremo! Ecco il piano! Baby Fatina dorme! Prendiamo la bacchetta e puff! Noi la facciamo tornare adulta! Qualche domanda? Sì, che voto hai in disegno, Pinocchio? 5 meno meno. Beh, il tuo piano funziona. Ma come facciamo a farla addormentare? Basta cantarle una ninna nanna, la stessa che mi canta papà Geppetto tutte le sere. Tu quindi? Ancora? Ti fai cantare la ninna nanna? Ancora la ninna nanna? Beh, tu dormi ancora con una bambola. Ecco, sono io la bambola. Sono d'accordo con te, Culla. Entreremo tutti in azione stanotte. Ma sono le 3 del mattino. Perché non vuole dormire? Naturalmente è su di giri perché tu la fai sempre giocare troppo di sera. E questo è il risultato. Meglio che vado a preparare un po' di camomilla. Ottima idea, ne ho proprio bisogno. È per Pucci, non per te. Se ne sono andati, ricordi la musica, Frida? No, certamente. Lo sai che io ho la memoria di una balena? Su, dormi Pinocchio che la notte è qui. Non preoccuparti, arriva presto il dì. No? La verità ti sorprenderà quando il nasino non ti crescerà. Sì! Ora dorme come un angioletto. Coraggio! Andiamo, mollala! Pucci! Babbo sta arrivando! L'hai sempre viziata e questo è un altro dei tuoi risultati! Tu non puoi dirmi come devo crescere la mia bambina! Ma hai proprio una testa di legno! Su, andiamo! Ma lei non è la tua bambina, lei è la nostra bambina, chiaro? Tieni, questo è per te, fata! Bella mossa, capitano, e ora teniamo incrociate le dita! Sì! Fata! Fata! Quello è il mio ciuccio di quando ero piccola, puoi ridarmelo, per favore?
Grazie, ragazzi. Ne avevo veramente abbastanza di pappe e pannolini. Però mi dispiace per Mangiafuoco. La piccola gli mancherà molto. Non ti preoccupare, ho fatto un piccolo incantesimo. Non si ricorderà niente. Ma che cosa ci è successo? Io non lo so. Però sento come se mi mancasse qualcosa. E perché ora sono così triste? Io mi ricordo tutto. Hai deciso di andartene e abbandonarci. Ma so che un giorno tornerai da noi. Non è vero, Circo delle Pulci? Cara fata, la culla non voleva proprio funzionare. Volevo buttarla via, ma ho deciso di riciclarla. Adesso è un'ottima culla da compagnia. Allora devi trovare un altro modo per far dormire i bambini irrequieti. Oh, per quello papà Geppetto ha già trovato un sistema a dir poco infallibile, fata. Su, dormi Pinocchio, che la notte è qui. Non preoccuparti, arriva presto il dì. Guarda tutti gli episodi! Pinocchio! Iscriviti al canale!